Chi vota no al referendum è a Roma, principalmente in Parlamento, e sono quelli che non vogliono il taglio al numero dei parlamentari. Il taglio dei parlamentari non è la soluzione a tutti i vostri problemi, dice Luigi Di Maio nella città delle ceramiche, dopo essere stato a Martina Franca nel Tarantino. Sono venuto a dirvi anche da persona, da ministro degli esteri, che quindi vede che cosa succede negli altri paesi, che in Germania, dove hanno più abitanti di noi, hanno 700 parlamentari, noi ne abbiamo 945. In Francia ne hanno 600, noi 945. In Inghilterra quasi 600, noi 945. C'è qualcosa che non va. E non credo che quei paesi siano poco democratici perché hanno solo 700 parlamentari. E a chi dice che il problema non è il taglio dei parlamentari, ma gli stipendi degli stessi? Il ministro degli esteri risponde così. E poi c'è un'ultima cosa che dicono tutti quelli del no: non votiamo sì al referendum, perché il tema non è il taglio dei parlamentari, ci vuole ben altro. Ci vuole sempre ben altro quando a loro non gli vanno bene le cose. E tra questo ben altro c'è anche il taglio degli stipendi dei parlamentari. Vi dicono: noi non vogliamo, noi del no, non vogliamo il taglio dei parlamentari, vogliamo il taglio degli stipendi dei parlamentari. Niente di meno. Dopo 8 anni che ve l'abbiamo chiesto, finalmente siete d'accordo. Peccato che quando gli dicevamo di tagliare gli stipendi, dicevano che bisognava tagliare i parlamentari. Adesso che stiamo tagliando i parlamentari, dicono che bisogna tagliare gli stipendi. Allora facciamo una cosa: il 20 e il 21 settembre noi votiamo sì e tagliamo i parlamentari, e il 22 settembre in Parlamento tagliamo pure gli stipendi dei parlamentari. A noi non cambia niente. A noi non cambia niente.